Gaia, un nuovo ordine mondiale, è nato oggi, il 14 agosto 2054. I conflitti razziali, ideologici, religiosi, territoriali, appartengono al passato. Ogni uomo è un cittadino del mondo, soggetto alla stessa legge. Internet ha guidato il cambiamento, diffondendo la comunicazione, il sapere, e l'organizzazione a livello planetario. Le piramidi d'Egitto, il Colosseo di Roma, la Basilica della Santa Sapienza, sono dimostrazioni di potere. L'impero romano dura secoli, grazie alla rete di strade, il cursus publicus. Gengis Khan crea una rete di cavalieri per portare la comunicazione in tempo reale ovunque nel suo impero, il più grande di tutti i tempi, e per concentrare in pochi giorni tutte le sue forze militari su un solo obiettivo. Savonarola, un monaco di Ferrara, che anticipò Martin Lutero e Giovanni Calvino, inventa le lettere aperte, stampate in centinaia di copie e distribuite ai cittadini di Firenze. La rivoluzione francese cammina sulle gambe delle idee, dell'enciclopedia di Diderot e de Lamberts, e sul dizionario filosofico di Voltaire. Benito Mussolini usa la radio per comunicare con le persone che si radunavano in tutte le piazze d'Italia. I film di Leni Riefenstahl danno grande popolarità ad Adolf Hitler. La prima trasmissione della sessione della Camera dei Comuni nel Regno Unito viene diffusa dalla radio BBC nel 1975. All'inizio del XXI secolo, le sorti del mondo sono ancora determinate da gruppi massonici, religiosi e finanziari. 130 tra le persone più influenti del mondo, il gruppo Bilderberg, tengono riunioni private ogni anno per discutere del futuro dell'economia mondiale. Prima della rete, comunicazione, conoscenza e organizzazione appartengono al potere, con la rete appartengono al popolo. 1998, MUBON, un sito politico lancia una campagna a sostegno di Bill Clinton, con milioni di email inviate al Congresso degli Stati Uniti. 1999, a Seattle, migliaia di attivisti protestano contro il WTO grazie a Internet. 2002, un colpo di Stato fallisce in Venezuela. Chavez torna presidente, grazie all'informazione diffusa via Internet e SMS. 2004. Howard Dean, uno sconosciuto governatore del Vermont, entra in corsa per la Casa Bianca. Crea una rete mondiale di sostenitori, con la piattaforma Internet Meetup. Le comunica con milioni di persone, tramite il suo blog, blogforamerica.com. In molti stati come Cina, Iran, Malesia e Singapore, la rete è sotto controllo. 2007. In Italia, il V-Day è il più grande evento politico mai realizzato usando Internet. È coordinato dal blog del famoso comico italiano Beppe Grillo. 2 milioni di persone scendono nelle strade per manifestare in favore di una ripulita del Parlamento. 2008. Obama vince le elezioni primarie contro Hillary Clinton. Raccoglie più finanziamenti di ogni altro candidato, direttamente dai cittadini, usando la rete. Obama vince le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Al summit del Web 2.0 a San Francisco, Al Gore dichiara che i problemi del mondo, come il surriscaldamento globale, possono essere risolti solo dall'intelligenza collettiva delle persone in Internet. 2018. Il mondo è diviso in due principali aree: l'Occidente della democrazia diretta e del libero accesso a Internet, Cina, Russia e Medio Oriente, con dittature orwelliane, e l'accesso a Internet sotto controllo. 2020. Inizio della Terza Guerra Mondiale, che dura 20 anni. Distruzione dei simboli dell'Occidente. Piazza San Pietro,
Notre Dame de Reims. Sagrada Famiglia. Uso di armi batteriologiche. Accelerazione dei cambiamenti climatici. Innalzamento degli oceani di 12 metri. Fame. Fine dell'era dei combustibili fossili. Riduzione della popolazione mondiale a 1 miliardo di persone. 2040. L'Occidente vince. La democrazia della rete trionfa. 2043. Movimenti dal basso. Nascono in tutto il mondo. Per gestire i problemi locali. Di energia. Cibo. Ambiente. Salute. Il pianeta è diviso in centinaia di comunità, collegate dalla rete. 2047. Ciascuno ha la sua identità, in un social network mondiale. Creato da Google. Chiamato Earthling. Per esistere. Devi stare in Earthling, o non esisti. Non è più necessario alcun passaporto. 2050. Brain Trust. Un'intelligenza sociale collettiva. Permette alle persone di risolvere problemi complessi, nel giro di pochi giorni. Condividendo ogni tipo di informazione e dato online. 2051. Un referendum mondiale viene indetto in rete, per abolire la pena di morte. 2054. Le prime elezioni mondiali in rete. Un governo mondiale chiamato Gaia, viene eletto. Le organizzazioni segrete vengono abolite. Ogni essere umano può diventare presidente. Controllare le azioni del governo tramite la rete. In Gaia. Partiti. Politica. Ideologie. Religioni. Scompaiono. L'uomo è l'unico fautore del proprio destino. Il sapere collettivo è la nuova politica.